Grazie Presidente. Questo intervento era principalmente rivolto al Sindaco come responsabile della sicurezza dei cittadini, della salute dei cittadini, quindi spero vedrà la registrazione e gli verrà passato questo messaggio. Allora, settimana scorsa siamo stati al presidio No Canal al Parco delle Cave. Continueremo a farlo in questo periodo con tutti gli esponenti del Movimento 5 Stelle da tutti i livelli, quindi dalle zone fino al Parlamento, per porre attenzione su quest'opera assolutamente indifendibile, con uno spreco di denaro pubblico che raggiungerà i 100 milioni di euro in un momento in cui con questi soldi potremo fare ben altro, e soprattutto che attraversa dei parchi dove quest'opera non si potrebbe fare, ed è proprio per questo che l'argomento di oggi è la relazione tecnico-ambientale di MM sui parchi dove passerà questa via d'acqua sud. Stiamo studiando la documentazione e la cosa incredibile è che nella relazione stessa, che leggo testualmente, avendo le indagini evidenziato alcuni superamenti delle CSC, che sono le soglie di contaminazione, di tabella 1, colonna A, si pone la questione di capire se tali limitati superamenti siano comunque compatibili con l'opera o meno. Da un lato, infatti, l'opera attraversa anche parchi pubblici, ricadenti in tabella A. Dall'altro, l'approvazione del progetto definitivo ha comportato la variazione della destinazione urbanistica del tracciato al fine di rendere l'opera stessa conforme al PGT. Poi, ovviamente, se interessa, posso passare l'intera relazione di MM. Cosa vuol dire questo? Prima di tutto che le rilevazioni di MM hanno rilevato che le soglie di concentrazione degli inquinanti vanno oltre la tabella 1, che sono quella per il verde pubblico, colonna A. Quindi parco pubblico, verde pubblico. E invece sono compatibili con i livelli di concentrazione inquinanti per le zone industriali. E allora cosa si dice? Noi cambiamo la destinazione d'uso con l'opera, diventa industriale e allora possiamo farla passare. Semplice, se noi stessimo andando a urbanizzare un pezzo di terreno e ci costruiamo un bel capannone, in quel senso avrebbe ragione la reazione, ma noi non stiamo facendo quello, noi stiamo facendo un canale che viene venduto come comunque un qualcosa integrante dei parchi, che non sarà un capannone, che non sarà delimitato, sarà a contatto col parco. E quindi, taglio breve, sappiamo che Sala, in qualità di commissario unico, può andare in deroga ai regolamenti comunali e anche alle leggi statali. Qui, di fatto, perché non è difendibile la cosa, si sta andando in deroga a una legge statale. Legittimo, dato che col decreto può farlo. Ma voglio sapere dal sindaco, come responsabile della salute dei cittadini, se può tollerare questo. Perché dal nostro punto di vista dovrebbe impuntarsi e o ottenere la bonifica completa delle aree o bloccare il cantiere, perché non ha alcun senso, non è difendibile da nessun punto di vista e oggi aggiungiamo che è anche incompatibile con le tabelle di superamento degli inquinanti. Quindi aspettiamo e pretendiamo una risposta dal sindaco e fino ad allora o comunque fino a quando non si sarà fatta chiarezza su quest'opera assolutamente, ripeto, indifendibile, noi continueremo a presidiare, a far parte dei presidi insieme ai nostri rappresentanti istituzionali, ai cantieri, molto spesso a partire dalle 6:30 della mattina. Quindi non molleremo sulle vie d'acqua, questo possiamo garantirvelo. Grazie consigliere Calì.